Siamo l'unica rete generalista che cresce e che cresce in maniera importantissima, quindi direi che la linea editoriale assolutamente si conferma al 100%. Confermare eh, in toto una, una, un paninsesto vincente che ha ottenuto risultati veramente eccezionali. Eh, Michele Santoro con Servizio Pubblico, eh, Maurizio Crozza con Il Paese delle Meraviglie, eh, Corrado Formigli con Piazza Pulita, 8 e mezzo, evidentemente tutta l'attività eh, legata al Tg ma anche poi di Daytime. Eh, vedi Coffee Break, vedi l'aria che tira, che sono programmi che hanno ottenuto risultati, Omnibus stesso, la mattina dalle 7 in poi, programmi che hanno ottenuto risultati veramente eccellenti, l'arrivo di Sottile, l'arrivo di Paragone, sono due arrivi. Che ci consentono diciamo, di andare a prendere un pubblico che già noi abbiamo in maniera importante, ma che evidentemente vogliamo coltivare ancora di più, che è il pubblico delle, femminile, delle donne. Eh, secondo me, è Sottile è un talento, è un talento televisivo, è uno che buca il video. Eh, credo che oggi l'intenzione sia quella di fare eh, comunque sia un programma nel quale lui è specialmente versato, cioè un programma di cronaca, Santoro avendo fatto dei numeri così importanti evidentemente meritava di, 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 di non soltanto la conferma, io sono veramente onorato che lui abbia scelto di, eh, di, di, di rimanere con noi perché Santoro è un, è, un, è, un, è, un, è un maestro della televisione, è un grandissimo... Per quanto riguarda il pomeriggio, beh lì diciamo che noi abbiamo... Io ho un paio di idee. Stiamo lavorando a, anzi a, tre cose, a tre cose per il pomeriggio, pomeriggio anche prima serata: a tre cose eh, che potrebbero essere tutte e tre piuttosto belle di impatto. Sulla linea editoriale? Se... Eh beh, ma questa io l'ho già detto ormai: andrò in giro con, con, come com un uomo sandwich, con un cartello davanti e dietro. La linea editoriale è confermata.